ero pietrificata al lavandino. Cioè, questa uscita, io l'unica cosa che mi ricordo quando l'ho detto a mia cognata, mi sa che sta uscendo. Ha partorito nel bagno di casa, collegata in videochiamata con il ginecologo da una parte e con i parenti in Colombia dall'altra. Un parto casalingo, ma soprattutto social, quello di Iannina, 39 anni, che qualche sabato fa, a Pagliare del Tronto, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno, ha dato alla luce la piccola Atena. È ora di cena, mamma Iannina e papà Diego si sono appena seduti a tavola con alcuni parenti. Prima di mangiare Iannina va in bagno, ma all'improvviso sente che qualcosa non va. Anche mi sentivo strana, cioè non stavo tranquilla, c'avevo tipo questo dolore. Cognata, marito, nonna e zio si precipitano in bagno da lei. Non c'è tempo per andare in ospedale perché Atena sta per nascere. Afferrano il cellulare e videochiamano il ginecologo che assiste al parto, dando tutte le istruzioni del caso a Iannina e a sua cognata Melania che l'aiuta a partorire. In videochiamata, ginecologo anche sempre bravissimo, attento, ci ha detto fatela piangere, dategli i colpetti, cioè tutte queste cosine qua, prendila, mettila così. Sono momenti concitati dove paura, ansia e frenesia si mescolano insieme. Quando arriva l'ambulanza, ormai Atena è già nata. 3,1 kg e sta bene, una vera guerriera come l'antica dea di cui porta il nome e soprattutto come la sua mamma. È una guerriera. È il nome. Atena di nome e di fatto, chiaramente c'è stata un po' di concitazione, di tensione, ma poi alla fine è nata ed è andato tutto bene. Ancora il racconto dei genitori, poi andiamo da loro in diretta, guardate. Un'emozione indescrivibile, diciamo irripetibile, insomma. Un attimo non ci ho capito niente perché... ho chiamato subito l'ambulanza, però ecco, correvo da un lato all'altro della stanza, quindi è stato un po' scioccante, devo dire la verità. Quella sera eravamo a cena, per caso abbiamo organizzato una pizzettata tra parenti, casualmente hanno detto tutti di sì al primo invito, cosa che non succede mai, è come se dovesse accadere qualcosa, no? E a un certo punto stavamo qui mangiando e bevendo, non ho visto più Iannina e ho chiesto a mia sorella di vedere un attimino dov'era, perché prima gli aveva dei piccoli dolori. E a un certo punto ho visto sparire mia sorella e dopo un po', ragazzi, sta nascendo, e si era aggrappata al lavandino e stava qui ferma. In piedi, con mia sorella in ginocchio, perché insomma vedeva la testa della bimba. Io stavo in piedi, questo sì, mi ricordo che avevo sto cordone, lei aveva la bambina, questo sì, però io non mi muovevo, ero sempre lì. Quindi la bimba l'ha presa tua cognata in braccio? Cioè sì, l'ha tenuta lei, l'ha fatta piangere lei, però giustamente Melania non è un'ostetrica, quindi non sapeva che fare. L'ha fatta nascere con l'aiuto del ginecologo in videochiamata. Ginecologo anche sempre bravissimo, attento, ci ha detto fatela piangere, dategli i colpetti, cioè tutte queste cosine qua, prendila, mettila così, è andato tutto come doveva andare. Hai gli occhi lucidi? Sì, vabbè. Niente. Ah, mi sono commosso.